E bentornati in questo nuovo episodio di Pokémon Scudo. Come va? Io sono qui in questa splendida città piena di mattoni e piena di persone e sinceramente ho voglia di andare avanti ora che siamo arrivati in un punto che sembra essere molto importante. Inoltre, aggiornamento, ho esplorato un pochino le zone selvagge off camera, niente di che, non vi preoccupate, sapete che le cose importanti le farò sempre insieme a voi, ma ho giusto catturato un Growlithe perché comunque mi sembrava un Pokémon interessante, anche perché da quello che ho visto la prima palestra sarà di tipo erba, potrebbe essere utile ed era uno dei pochi Pokémon lì nelle zone selvagge di vecchie gen che mi piacesse almeno un pochino. Lui e altri Pokémon, che però non potevo prendere perché sono tipo a livello 40 e quindi avete capito. Ho allenato anche un po' la squadra, poco in realtà, 15, e lui era al 12, è rimasto al 12, quindi pronti a continuare. Inoltre vi dico subito che se ci saranno cambiamenti nella squadra io vi farò vedere comunque il team all'inizio dei vari episodi, non all'inizio di tutti gli episodi, ma quando ci sarà una novità sicuramente vi aggiornerò, quindi non vi preoccupate. Anche perché il gioco è in full screen, in 16 noni, la grafica della Switch ci consente di giocare a schermo bello grande, non vorrei andarlo a castrare in una grafica soltanto per mostrare la squadra o le medaglie, che alla fine non serve a niente. In un gioco così bello godiamoci lo schermo pieno. E lui ci regala uno strumento, ora che siamo nelle città quelle grandi vorrei parlare un po' con tutti. Comunque si chiamano DT13 adesso, non più MT. Fico. Abbiamo ottenuto Focal Energia comunque. Parlerò un po' con tutti, o almeno ci proverò. Qui non si può entrare, che fregatura. Cos'è, un negozio di dischi? Ma io voglio i dischi! Io voglio i dischi! Oh! Ho trovato di meglio. Scusate, rettifico tutto. Negozio di vestiti? Non abbiamo tantissimi soldi, considerato quanto costano le robe. Però vediamo cosa hanno anche qui. Pullover sportivo casual. Maglia comoda di Poliwag! Stampa chic, poi con stampa echino, poi abbiamo delle polo, no, le polo no, le polo non mi piacciono, la maglietta con Poliwag, ragazzi, mi intriga abbastanza, giacca college, adoro le giacche college, ne ho una anch'io in real life, le adoro, solo che di questo colore, insomma, poi costano 17.800, aspetterò di vedere se ci saranno con altri colori. Jeans di tendenza! Attenzione qui, qui andiamo proprio abbigliamento mega hipster proprio. Le scarpe, il borsone. Vabbè, il borsone lascerei quello. Cappellino sportivo, no. Lasciamoci il berretto. Ci sono gli occhiali. Occhiali da sole sportivi casual. Sfida. Vabbè, gli occhiali li avevo già intravisti un po' episodi fa, però non è che... Però ragazzi, la maglietta con i Poliwag, e che fai, non te la prendi al posto di sto maglioncino rosso orripilante? Stampa girino, sì! La maglietta con Poliwag, che non è nel Pokédex, ma almeno sarà qui sulla mia maglietta e nel mio cuore. Sì, abbiamo finito, gentile commessa. Grazie per questa splendida maglietta. È stato un piacerone. Oh, io sono già soddisfatto. Potrei anche andare a chiudere l'episodio qui, perché mi sento già appagato. Sto scherzando, non vi preoccupate. Allora, oh, strumento. Non mi scappi mica, io ho la vista di un falco, sai? A proposito di vista di un falco, ho notato che ci sono un po' di commenti negli episodi che mi stanno dicendo: Lars, ma ti perdi i Pokémon shiny nell'erba, quelli che hanno l'aura intorno. Quelli che hanno l'aura intorno non sono shiny. Porca miseria, non vi ha insegnato niente Let's Go? Questa era tipo una battuta. Comunque non sono shiny. Pokémon shiny si riconoscono. E comunque quando mi capiteranno Pokémon shiny io non li riconoscerò, statene certi. A meno che non siano palesi, come Psyduck, che chi ha seguito Let's Go, chi ha seguito le mie live di Let's Go, lo sa. Oh no, il verso di un Charizard può essere solo una persona. Lo spocchioso influencer. Eccolo qui! Caro il mio Charizard, se non ci fossi tu non riuscirei neanche ad arrivare allo stadio. Volete che vi lasci da soli così potete baciarvi o qualcosa del genere? Non potrei... No, non noterei nemmeno questo enorme ascensore. Ehi, bro! Vedo che sei diventato un allenatore degno delle mie referenze. Già che ci siamo, ti regalo uno strumento da dare a uno dei tuoi Pokémon. Sono sicuro che saprai usarlo a meraviglia. Beh, allora, sarà pure irritante ed egocentrico, ma almeno ogni volta ci fa dei regali e poi il nostro Pokémon
ce l'ha dato lui. Acqua magica, capita proprio a fagiolo. Presumo che ti dia lo strumento giusto in base allo starter che hai scelto. In questo caso, acqua magica potenzia le mosse di tipo acqua, quindi potrei darlo tranquillamente a Sobble. Anche se, tipo, nelle zone selvagge ho trovato un sacco di strumenti molto interessanti. Molto interessanti. Ho trovato, tra l'altro, la pietra focaia. Io ho Growlithe, potrei già farlo evolvere. Si evolveva con la pietra focaia, giusto? Sì. Sì, credo proprio di sì. Ok, no, perché a quest'età potrei iniziare ad avere un po' di lapsus, eh. E sarebbe normale. Ehi, io gioco da 14 anni a Pokémon e non posso ricordarmi tutto, ok? Oh. C'è gente che lo fa, vero, ma io non sono così fico. Adesso prendiamo l'ascensore. Wow! Almeno ci sono le recinzioni. Questo è a norma, è sicuro. Non come le palestre di Unima. La palestra di Anemone e i cannoni che ti spa. Chi era quello lì vicino al muretto? Oppa, perché rovini sempre i miei momenti? Eccoti qua. Pensa, siamo davanti allo stadio di Steamington. Qui si terrà la cerimonia di apertura. Sta per iniziare la sfida delle palestre. Questa cerimonia non sarà seguita solo dalle nostre mamme. Ci sarà il mondo intero a guardarla. Vai a prendere posto, già che ci sei. Io mi siederò da un'altra parte, in un'altra fila, lontano. Il cuore mi batte all'impazzata. Fremo dall'emozione. Non svenire, dai. Andiamo, bro, facciamoci conoscere da tutto il mondo. Posso finire di esplorare la città o devo se... Ok, grazie. Lo staff, bla bla bla. Sì, io parlo con tutti, ve l'ho detto. Parlo molto rapidamente con tutti perché... Oh, ma c'è un giardino qui dietro da esplorare. Che bella quella fontana con la Pokéball gigante. E che bella questa Pokéball piccola qui, che contiene tre antisco... Tre. Why not? Ci possiamo sedere qui sopra? Sì. Però non mi piace il fatto che non... Cioè, quando io mi siedo sulla panchina vorrei che poi mi desse la prospettiva di quello che sto guardando, capito? Invece non lo fa. Ma se non sbaglio in XY non lo faceva. No, almeno in XY si allargava tipo la visuale, se non ricordo male. Insomma, vabbè. Ve l'ho detto, inizio a dimenticarmi le cose. Repellente. E qui dietro... Non c'è niente qui dietro. No, ok. Scusate, ma devo proprio verificare. Verificare proprio al massimo, perché sennò mi potrei sentirmi male, eh. E qui abbiamo questa persona, credo, che aveva catturato la mia attenzione prima di essere interrotto da Hop. Tadan, hai parlato a una Pokéball. Che dire, ti meriti qualcosa di davvero speciale? Ah, ok, una Pokéball. Pensavo stesse per abbracciarmi, stavo già per urlare. Beh, una Pokéball che mi regala una Pokéball. Porca miseria. Ti stai chiedendo chi sono? Allora sono Bollino. Io me ne vado. Signore, lei dovrebbe andarsene da qui. Lei dovrebbe portare via suo nipote da qui. Piccolo, piccolo, vuoi che chiamo i servizi sociali? Ah, no, il piccolo si diverte, vabbè. Allora, vediamo cosa ha da offrirci ancora questa città, a parte tombini che spruzzano tipo geyser. E, wow, guarda come flexa questa qui con il suo Corviknight, che è gigante rispetto a noi. Aiuto! Ok, non possiamo andare di là. Ottimo modo per interromperci. Ottimo modo. Tra l'altro, ragazzi, ma io vi devo dire una cosa importante. Vi devo dire una cosa importante perché ho deciso un paio di Pokémon che vorrei nel mio team, ma ovviamente non ve li dico adesso, vi dico solo questo, così vi metto l'hype addosso, ma non vi spoilerò. C'è la cerimonia d'apertura della sfida delle palestre, che emozione! Non ci fa passare, ok. Uno dei Pokémon che vorrei prendere è sul percorso 3, che è da questa parte, ma ci sono quelle vecchie bacucche, pettegole, zitelle che non ci fanno passare. Non lo so, non c'è tipo uomini e donne in TV, non c'è niente... Boh, la vecchia magari vuole vedere forum. Non lo so, mi hanno detto che è peggiorato da quando non lo conduce più la signorina dalla chiesa. Vabbè, entriamo nello stadio, va che il dovere ci chiama e anche purtroppo Hop e prevedo di dovermi sedere vicino a lui. Peggio di andare al cinema a guardare i film della Marvel e trovare i bambini che ti scalciano contro il sedile. Peggio, stare seduto vicino a te, Hop, è peggio. Wow, guarda quanti sfida palestre ci sono qui e sono tutti i nostri rivali. Cioè proprio c'è un'etichetta, sfida... Ah, oddio, hanno le divise. Oh, is that moment? Is that moment already? Bah, non importa, andiamo a registrarci. Arrivo. Tra l'altro ho già visto due personaggi chiave del gioco. Uno è lì e l'altra era a destra, tipo vicino alla porta. Questo è Beat, se non ricordo male. Beat. Con due
Me lo ricordo perché sembra Yeet e quindi mi fa ridere, capito? Sono triste. Ma guarda un po' quello che è antipatico. Tu non puoi parlare di simpatia, tu non lo sei. Se siete qui per la sfida delle palestre, fatemi vedere le vostre referenze, per favore. Eccola, l'altro personaggio chiave si intravedeva. Sì, 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 ha tipo il Pokémon vicino a lei, che non mi ricordo come si chiama. Pikachu 2. Guarda cosa abbiamo qui, una lettera di referenza firmata dal campione. È la prima volta che mi capita di vederne una. Sono un raccomandato. Ce l'ho anch'io. Accidenti, dovete essere dei piccoli fenomeni per essere sponsorizzati da lui in persona. Questo è come tipo gli youtuber scarsi che si fanno bustare da quelli big e senza di loro non andrebbero da nessuna parte. Io non faccio parte di quelli. Non mi ha bustato mai nessun big. E ti dirò di più, non sono solo sponsorizzato da Dandel, sono pure suo fratello. Ecco, va bene, a posto, dai il colpo da 90. Il mio nome è Hop e sono il futuro campione di Galar. Certo, sì, datemi un momento, per favore. Lo sta chiamando la sicurezza per farlo allontanare. Bene, ora siete entrambi registrati. Adesso dovete solo scegliere il numero che volete sulla vostra divisa. Io voglio la 9, cioè io voglio la 9 perché... Anzi no. Allora, voi lo sapete, io sono un appassionato di calcio. Sono indeciso perché anche la 10 del trequartista mi piace. Però il mio dio, il mio calciatore preferito, Zlatan, aveva la 11 quando giocava da noi. Al Milan, sono milanista. No, non vi disiscrivete, per favore. Tanto siamo scarsi e non avete motivo di prendervela. Quindi io scelgo la 11. Io scelgo la 11 di Zlatan. Di Zlatan. Caso guardi. Hai scelto il numero 11, molto bene. Aspetta, ma adesso la 11 c'è la Borini. Cancella, cancella! Ricordati anche di indossare il polsino sfida come tutti gli altri sfida palestre. La cerimonia d'apertura della sfida delle palestre si terrà domani in questo stadio. Tutti i partecipanti alloggeranno all'hotel Badiou Inn. Wow. Forte questo presidente della Lega Pokémon, eh? C'è pure prenotato un hotel di lusso. E tu dormi, mi hanno detto, nello sgabuzzino. Così mi hanno detto. Io corro subito a vedere com'è. Bravo, vai, corri, vai, vai. Ok, stammi a sentire, tu fammi alloggiare da un'altra parte. Prendo anche un 2 stelle, un ostello, una casa studenti. Fammi alloggiare da un'altra parte e non dire a quello lì dove sono, ok? Temo che non si possa fare. Banda di incompetenti. Oh, ehi. Ehi, signorina. Le dispiacerebbe se io, ecco, mi sedessi vicino a lei? Non mi posso sedere vicino a lei. Non posso. Ma dai, ma è una tipa hipsterina di quelle fiche che hanno un lato rasato e l'altro lungo, dai. Vabbè, probabilmente si starà ascoltando, non lo so. Ho già fatto una battuta su Billie Eilish, quindi rinuncio a fare la battuta musicale questa volta. Ma che numeri scelgono questi 110? Ma restate umili, ragazzi. Sono stato sponsorizzato dal presidente in persona. In altre parole, sono il top del top. Non mi disturbare, non ho tempo da perdere con gente del tuo calibro. Io ti odio. Guarda quante belle signorine che ci sono. Hey, sono Dlarz. Ho un Sobble. E piangiamo tutti e due. Ah, è vero, Morpeko si chiama quello lì. A giudicare da come ti guardi intorno, devi venire da un paesino tu, eh? Non mi ghettizzare, per favore. Beh, siamo in due. A posto, è fatta, ragazzi, è fatta! Basta, non mi dice più niente. Peccato. Anche Morpeko vedo. Ma signore, ma lei è inquietante vestito così, me lo faccia dire. Quindi che faccio? Me ne vado? Proseguo in direzione del percorso 3. Posso andare sul percorso 3? Magari riesco a catturare il mio primo Pokémon oggi. Cioè il secondo. Il secondo volevo dire. Growlithe, non mi abbagliare, ok? Possiamo andare. Ecco, potevamo andare. Tu sei lo sfida palestre, bro, vero? Seguimi, ti porterò al Badiou Inn. No, no, il percorso 3. Voglio andare sul percorso 3. Voglio andare sul percorso 3. Beh, almeno si sono levate quelle vecchie bacucche di prima. Eccoci arrivati al Badiou Inn. Mi raccomando, riposati e rimettiti in forze. Domani è un gran giorno. Ai suoi ordini, capo. Beh, ok, quindi non ci devo... Cioè, il percorso 3, però la zona selvaggia inizia di là. Quindi che faccio? Vado prima... La mia parola preferita è super fortissimo. Ok, champ. Beh sì, entriamo. Quello è il modo in cui si scrive hotel? No, dovrebbe essere Badiou Inn. Ma guarda che statua goliardica. Un cavaliere con una spada e uno scudo.
Se magari vediamo qualche altro dettaglio sulla sua armatura, magari possiamo scorgere il nome del terzo capitolo, che probabilmente non ci sarà perché ora stanno droppando due giochi alla volta e basta. Non lo droppano più il capitolo centrale. E poi adesso tocca ai remake di Diamante e Perla, quindi silenzio! Pokémon pistola, Pokémon... Non li... No, no, no! Diamante e Perla. Diamante e Perla. Ehi là, giovani allenatori. Allora, siete riusciti a iscrivervi, eh? Ben fatto. Sonia, che ci fai qui in hotel? Sto indagando sullo strano Pokémon avvistato nel bosco assopito. Ho pensato che fare delle ricerche sulle varie leggende della regione potrebbe aprirmi una pista, quindi eccomi qui. Visto che ci siete, che ne dite di unirvi a me? Io volevo andare sul percorso 3, ma tanto ormai ci ho rinunciato. Cos'è questa statua enorme? È un omaggio al leggendario Salvatore di Galar. Se vi va, vi racconto tutta la storia. Yes, mi piace un po' di lore, però taglia corto, eh! Un riassuntino o voglio sapere. Va bene, voglio sapere tutto, dai. Scusate, sono una vecchia di paese. Si racconta che in tempi antichi apparve nel cielo di Galar un misterioso vortice nero, la carta di Yu-Gi-Oh!, che la gente iniziò a chiamare Notte Oscura. Pokémon dalle dimensioni enormi infestarono la regione, seminando il panico ovunque. Ma un valoroso giovane armato di spada e scudo li placò, ristabilendo la pace. La statua che vedete qui ritrae quel giovane eroe. A me queste cose mi piacciono tanto, 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 sapete? Tuttavia, nessun documento rivela i particolari della spada e dello scudo, e non si sa nulla sulla natura del vortice nero che apparve sopra Galar. Sappiamo solo che venne chiamato Notte Oscura perché oscurò il cielo della regione. Oh, ho capito. Questo eroe doveva essere forte come mio fratello Dandel. Allora non è che tutto ruota intorno a tuo fratello? Il vortice nero, la spada, lo scudo. Coraggio, Sonia! Mi sa che ti aspettano lunghe e complicate ricerche. Ma sì, andrà tutto bene, dai. Grazie, sono certa che qualcosa troverò. Comunque, se volete fermarmi in hotel, dovete prima fare il check-in, no? Sì, lo so come si fa. Io faccio viaggi di lavoro, sono un influencer, ok? Faccio check-in di continuo, eh? Ok, sai con chi stai parlando, eh? Lo sai? Lo sai? Io sono un influencer, ok? Anche se a quanto pare al momento c'è un po' di confusione alla reception. No, io passo subito, ok? Ok, nel frattempo scopriamo qualcosa. No, se nel frattempo scopriamo qualcosa ti avvisiamo. Ok, niente. I dialoghi di Hop non sono talmente importanti che neanche mi impegno a leggerli. Oh no! Guarda chi c'è lì a fare il check-in! Ma che vuole il Team Yell? Vogliamo fare il check-in? Ben detto! Team Yell, è il momento. Abbiamo cose serie da fare noi. Siamo in trasferta esclusivamente per fare il tifo per la nostra allenatrice del cuore. Problemi? Ah, è vero che loro sono i fanboy della tipa che c'era prima lì. La tipa vestita tutta di pelle. Se non vuoi toglierti di torno, ti becchi una sfida che te la ricorderai forever. Tutti hanno sto vizio di parlare mezzo inglese. Sono tutti hipsterini che lavorano per Vice o per BuzzFeed. Sfida sia! Mamma mia! Mamma mia! Ma ci avrà 30 anni questo! Guarda che mica scherzavo quando ti ho detto di toglierti. Ah, ma parlavano con me, ma erano girati di spalle! Ma. Con il nostro tifo Mega Galattico aiuteremo la nostra allenatrice preferita a vincere! Ora scoprirai quanto siamo tosti noi del Team Yell! Nei trailer vi ho visto con un tipo. Sembrava un cuscino con la stampa della. Cioè, non sei tosto, capito? Cioè, ce l'ho anch'io un cuscino così, ma io sono tosto. Perché io non provo sentimenti per quel cuscino. Tu sì! Ok, Zigzagoon è quello di Galar. Yes, è quello di Galar. Vai, Sobble, facciamogli vedere di cosa siamo capaci. Tra l'altro, tra poco Sobble si evolve! E vedrò com'è fatta l'evoluzione, che non lo so. Spero sia tanto cute. Tra l'altro ha imparato Hydro Pulsar. Quindi apprezzo. Livello 9 per il Zigzagoon dei Kiss. I wanna rock and roll all night and party every day. Ok, sconfitta la recluta del team Yell. Pensare che sono stato io ad attaccare Briga, che figura. Tranquillo, la figura l'hai fatta già. Tipo acconciandoti così, però cappa. Insomma, tra campioni della Lega che hanno sponsor e fanboy e tipe idol con i fanboy che si. Che cos'è questo? Questo è Pokémon Hipster, non Pokémon Scudo, ok? Questo è Pokémon Millennials, Pokémon Generation Z, Pokémon non lo so. Che Yell! Ah, ragazzi, vi lascio la pista, non deve passarla liscia. Ah, rappano pure.
poi hanno detto Yell. Ah, capito. Sicuro, mi stuzzica l'idea di una sfida in hotel. Ah, pure la tipa devo affrontare. Ok. Wow, eccola lì. Non è un body pillow, è tipo una cosa di stoffa. Meno male, meno male. Allora, questa tipa qui, tutta emo, punk, truccata, praticamente, boh. Sarà tipo una panca bestia che ha litigato con il padre avvocato e tipo, beh, ci manca il pitbull e i rasta, tipo. Infatti mi ha mandato la volpina. Avessi avuto tipo un Pokémon Pitbull tipo Snubbull, avrei riso fino a domani mattina. Perché sarebbe stato stereotipato alla grande. E l'abbiamo sconfitta. Ti chiedo scusa, l'atmosfera di questo hotel mi ha dato un po' alla testa. Ok. Colpa di tutto questo sfarzo. Ok. Mi ha resa nervosa. Non riuscivo a concentrarmi nella lotta. Ma non hai neanche attaccato, cioè. Ah no, sì, ha attaccato, vabbè. Non mi sono concentrato neanch'io allora. Bro, ma che succede? Tutto questo trambusto per fare un check-in? Aspetta un po', ma vi state sfidando? Voglio allenarmi un po' anch'io. Ecco, adesso finirà lotta in doppio, te pareva. E poi, toh, rimetto pure in sesto i tuoi Pokémon. Questo mi piace. Anche se non è che mi abbiano scalfito più di tanto. Sono Oppo, uno sfida palestra, e colui che diventerà presto il nuovo campione di Galar. Sì. Dai, facciamo una bella sfida 2 contro 2. Oddio, quello suona la tromba. Smettila! Smettila! Vedo già la vittoria! Mi sembra di sentire i vostri piagnuculi! Sì, certo, vedremo, vedremo. Allora, hop! Puoi starmi vicino senza che io ricorra alla mia ingiunzione restrittiva. Però vedi di cavartela bene, ok? Ok, lui ha mandato Wooloo. Va bene, almeno abbiamo un elemento carino. Anzi, no, aspetta, l'elemento carino è il mio Pokémon. Se permetti. A livello 10, vedo che qua si batte la fiacca. Allora, sono entrambi a livello 9, quindi vabbè. Io vado con quello di fronte a me, ok? Ha usato attacco rapido. Tu hai osato usare attacco rapido? Ecco cosa succede quando si attacca con la priorità. Intanto Wooloo ne approfitta per indebolire le statistiche del nemico quando basta un attacco per buttarlo giù, letteralmente. Ma questo Hop non penso lo capirebbe. Però vuole diventare il campione, una leggenda. Sì, assolutamente sì. E probabilmente, conoscendo i giochi Pokémon, lo diventerà. E se succederà come penso io, arriveremo noi a levargli il titolo tipo 5 minuti dopo. Gary Wannabe. Sono così triste che la mia voce vacilla. Qualcuno mi consoli. Il magone mi assi. Smettila! Smettila di rimare. E io che ero venuta solo a vedere la cerimonia di apertura della sfida delle palestre. Che pacco! Che pacco mi è piaciuto. Avrei dovuto. No, aspetta, chi è? Chi è che parla? Chi dei due parla? Non lo so, devo fare il maschio o la femmina? Vabbè, faccio il maschio. Avrei dovuto vedere la mia disfatta, adesso piango. È arrivata la panca. Eccoli. Adesso tutti quanti. Oh, facciamo un selfie. Manda un audio per il mio amico su WhatsApp. Salutalo. Si può sapere cosa state combinando? Mary. Ma hanno una graffetta gigante dietro la schiena. Vabbè. Niente, è solo che. Capisco che gli altri sfida palestre non vi stiano troppo simpatici. Ma magari potreste evitare di creare scompiglio ovunque andiate. Scusate ragazzi, sono membri del mio fan club. Si fanno chiamare Team Yell e purtroppo hanno il vizio di lasciarsi prendere un po' alla mano. Quindi tu sei tipo la idol? Avanti, andate ora, su, a casa! Io mi sto cringiando tantissimo. Sono desolata, non so come scusarmi per il loro comportamento. Appena vedono altri sfida palestre diventano aggressivi. Oh, sei anche tu una sfida palestre? E il Team Yell è il tuo fan club? Che forza però, hai già dei fan! Io non ho parole. Facciamo sto check-in, va là. Cioè, questo qui si parla di vera influencer proprio. Stando alle informazioni forniteci dalla Lega, lei deve essere il signor Bru. Grazie per l'aiuto che mi ha dato poco fa. Le auguro una buona permanenza. Sì, va bene. Il servizio in camera, il numero qual è? E dov'è la Jacuzzi?
Mi cura i Pokémon, vabbè, io avevo chiesto la Yakuza, però va bene. Ma guarda questo se non si dà mai una calmata anche di mattina. Buongiorno! Madonna. Oggi è inizio la leggenda dell'eroe Coop, sì, come l'altro ieri e ieri e vabbè. Dai, bro, vediamo chi arriva prima allo stadio di Stimington. Allora, tu dovete smetterla tutti di essere così monodirezionali, di dire sempre le stesse cose, di voler fare sempre le stesse cose. Salve, sfida palestre, tra poco avrà inizio la cerimonia d'apertura. Se vuoi posso accompagnarti allo stadio. Prego, mi accompagni tutto! Eccoci allo stadio, presto, la cerimonia sta per iniziare. Let's go inside. Salve, buon uomo. Benvenuto, bro! Tutti i partecipanti della sfida delle palestre sono tenuti a indossare una divisa. Sì, dov'è la mia? Con il mio magico numero? La cerimonia d'apertura dà ufficialmente inizio alla competizione. In altre parole, è il momento di cambiarsi. Qui davanti a tutti. C'è un camerino? Qualcosa? Ok. Tipo adesso mi trovo Hop nel camerino che è 2 metri per 2. Me lo trovo qui proprio attaccato al naso che mi guarda e fa: Ehi, Dlarz, ti stai cambiando? Va bene. Ah, rimane lì. Ma quanto spacco! Posso avere una scritta Zlatan sopra, sotto? Vabbè, lasciamo perdere. Lasciatelo dire, il numero 11 è proprio una scelta azzeccata. Fan di Zlatan anche lei, allora. Ti dà un'aria fiera. Bene, e ora? Sta per cominciare la cerimonia d'apertura. Oh, yes. Il pubblico è in visibilio, arriva Rose! Oh no, ragazzi, c'è la mia waifu designata per questi giochi. È proprio lì, accanto a Rose. Mamma mia, ecco la waifu! Il presidente della Lega Pokémon! Lo so, l'attesa è stata lunga. Siete tutti qui riuniti? Beh, bla bla bla, è giunto il momento che stavate aspettando. Non ho fatto assolutamente non in tempo a leggere. Sta per iniziare l'evento più caratteristico della nostra regione. Scusate, la waifu mi ha distratto. Dichiaro aperta la sfida delle palestre di Galar. 8 sono i capi palestra da sconfiggere. E 8 sono le medaglie da conquistare. Solo chi si rivelerà all'altezza di questa impresa potrà accedere alla Coppa Campione e puntare ad affrontare il campione di Galar. Molto bene, capi palestra, fatevi avanti! Oh yes, voglio proprio vederli, alcuni li conosco già. Sfilata time? Credo proprio di sì. Con l'animazione rallentata arrivano tutti... vabbè, ma guarda qua cos'è, Suicide Squad il film! Il coltivatore di vittorie, esperto di Pokémon di tipo erba, Yarrow! Campagnolo steroidi. L'onda travolgente della Lega Pokémon, esperta in Pokémon di tipo acqua, Azzurra, la cugina di Cyprian. Il veterano ardente come l'abbraccio, esperto di tipo fuoco, Kabu, un anziano. Il giovane taciturno, esperto di Pokémon di tipo spettro, Onion, tipo timido di Mario Kart DS. La favolosa incantatrice, esperta di Pokémon di tipo folletto, Poppy, mia nonna. La professoressa del gelo, esperta di Pokémon di tipo ghiaccio, Melania! Melania Trump. Il non plus ultra dei capi palestra, il signore dei draghi, Laburno! Il cugino di Lance. Purtroppo ne manca uno. Beh, in ogni caso, ecco a voi i nostri fantastici capi palestra, l'orgoglio di tutta Galar! Però devo dire che sono fichi, eh? Sono molto fichi. Io ovviamente mi piace fare le battutine, però sono molto fichi in realtà. Lo faccio solo per nascondere il fatto che io li ami già alla follia. Eccoci qui con un effetto rallenti che è proprio spostatevi tutti. Entra in campo, illumina San Siro! Con il numero 11! Zlatan! Dlarzimovic! Yes, sono il più fico! Sono il più fico! E basta, è finita lì. Pensavo di interagire almeno. Ah, ma ci pensi, abbiamo calpestato il suolo di uno stadio Pokémon! Madonna, no? Non so come dire, è una sensazione impareggiabile, sono tutto un fremito. Hai leccato per bene l'erba sintetica o perché c'era per terra? O... Hop, bro, la vostra avventura è ufficialmente iniziata. Oh, guarda che abbiamo qui, due allenatori sponsorizzati da Dandel. È un piacere conoscervi. Mi presento, sono Rose. Oh, e avete già anche un polsino Dynamax. E così le Desio Stelle vi hanno guidati fin qui, eh?
I polsini Dynamax sono il vanto della mia azienda. Non so se lo sapete, ma sono stati messi a punto nei nostri laboratori. Che dire, ottimo! La sfida delle palestre di quest'anno si prospetta particolarmente interessante. Tutta la regione di Galar verrà pervasa dal più fervido entusiasmo. Questa competizione è anche un'ottima occasione per far bella mostra del Dynamax. Bene, ora purtroppo devo scappare, ho un impegno che non posso rimandare. Vi auguro di godervi appieno questa esperienza. Potrei conoscere la tipa che era con lei, che è la mia waifu da quando l'ho vista nei trailer, per favore? Il presidente è particolarmente di buon umore oggi. Tornando alla gara, ragazzi, cominciano per voi giorni di intenso allenamento. Ricordate che non basta avere Pokémon in forma per vincere, dovete anche affinare le vostre abilità personali. Ascolta, bro! La sfida delle palestre richiede di affrontare i capi palestra secondo un ordine preciso. La nostra prima tappa sarà Tarfield. E per arrivarci dobbiamo passare per il percorso 3. Non vedevo proprio l'ora di andare sul percorso 3. La sfida delle palestre consiste nell'affrontare le 8 palestre di Galar per ottenere le medaglie. Le medaglie si ottengono completando le missioni e sconfiggendo i capi palestra. Very good! Allora, nessuna possibilità di parlare con la waifu oggi? Nessuna? Va bene, però questa statua non ci si può interagire. Ok, volevo vedere in caso. Niente waifu, ragazzi, dovremo aspettare di fare la sua conoscenza. Attraverso il percorso 3 vai a Tarfield. Ok. Bro, ho un regalo per te da parte del presidente. Che bello che tutti mi chiamino bro senza neanche conoscermi. Un regalo da parte del presidente, che sogno! Ah! Scusa, dicevo. Il presidente ti concede l'uso del volo taxi. In breve, d'ora in poi potrai spostare... Di già? Il volo taxi ti permette di raggiungere in un batter d'ali tutti i luoghi che hai già visitato. Grazie al volo taxi avrai la possibilità di andare in un battibaleno in qualsiasi posto di Galar, trasportato da un Corviknight. Apri il menu e seleziona mappa città, va bene, ok. Ora ti leggo il manuale. No, 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 no. Non leggi niente, tu. Sfida palestra e non vedo l'ora di vederti all'opera, metticela tutta. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Sono famoso. Ho dei fanboy tutti miei. Sì. Forza ragazzi, applaudite di più per questo corpo vuoto senza emozioni, sì, il mio ego cresce, baserò tutta la mia vita sull'amore che avete per me, e se un giorno smetterete di amarmi, beh, non so cosa potrebbe succedere. Ah sì sì sì, capi palestra, bla bla bla, va bene, cosa mi dici kid, ti piace il nostro nascondiglio, vogliamo trasformare in una nuova palestra? Questi bambini. Il mio mincino è scomparso. Che posso fare? Posso aiutarti? Sì? Piace giocare nell'acqua e sentire la gente fischiare. Sarà nella fontana? Posso andare a vedere? C'era uno strumento che non avevo visto. No, il mincino. Abbiamo trovato una sciarpa seta. Il mincino. Allora, noi di qua... ecco perché mi sento disorientato. Perché ci aveva portato a piedi direttamente, quindi adesso io dove lo trovo il mincino? Perché mi vado ad accollare i problemi dei ragazzini di questa città? Perché io ho già i miei di problemi. Qui dietro non c'è niente. No, ok, c'è solo il muro. Scusate, ma devo vedere, devo verificare assolutamente la presenza di eventuali... Sì, sì, fate il tifo per me, eventuali strumenti, dicevo, sì. Sì, fate il tifo. Sì, sono il più forte. Dove lo trovo quel mincino? A posti con l'acqua, però mi ha detto a Steamington non ce ne sono. Chi è che dice... Che vuol dire, ragazzi? Non ho capito. Perché dice... non è che c'è lì il mincino e io non... No. A quanto pare no. Meno male, anche perché non avevo capito mica come prenderlo. E quindi questo mincino dove sta? Non te ne posso comprare uno nuovo? O rubarlo a un altro bambino e darlo a te, in quel modo farei contento te ma infelice l'altro bambino. Con la differenza che l'altro bambino almeno non avrei promesso di riportarglielo. Glielo ruberei e basta. Sono una cattiva persona. Ehi, hop!
Ecco, sì, un'idea fenomenale. Che ne dici di un allenamento speciale qui e ora? Va bene, se proprio insisti. Bambino, non posso più prenderti il mincino. Trovati un altro giocattolo. Allora, hop, fammi vedere. Vedo che hai sempre i soliti tre Pokémon, le vuoi proprio prendere. Vediamo se abbiamo le carte in regola per farci valere nella sfida delle palestre. Claro! Idropulsar! Poi direi di fare una botta giusto per... Dai, su, che ti do talmente tante botte che ci posso fare un letto di Minecraft con te dopo che ho finito. Però l'ha curato. Hop, sei un guastafeste, capito? Mi stai sempre più antipatico. Va bene, botta più idropulsar. E via la pecora! Arrosticini, arrosticini! Cambiamo Pokémon? Direi assolutamente di no, perché ci manda Scorbunny, che è al 14. E io direi assolutamente idropulsar. Vediamo se idropulsar shotta. Quanto ha di potenza base? 60? Magari lo confondiamo pure. L'ho shottato, fantastico. Sei un geniaccio, sì, vabbè, dici sempre le stesse cose. Hop, stai zitto. Facciamo così, Hop, facciamo un gioco così tra amici. Facciamo così. Il gioco del silenzio, che praticamente stai zitto. E se riesci a stare zitto fino alla fine del gioco, vinci. Vinci. Sembra molto interessante, no? Parteciperò anch'io, ti prometto che non ti parlerò, guarda. Sarà faticoso, ma non ti parlerò. Iniziamo a giocare dopo che avrò fatto fuori il tuo rookie di... Idropulsar! Yes! Sei una furia, Sobol! Che poi non so, si evolve al 16 o al 17, lo scopriremo tra poco. Secondo me si evolve non al 16, non per qualcosa, ma perché... No, non mi deve dare questa soddisfazione proprio adesso. Ma io ho le caramelle rare, quindi in ogni caso adesso lo faccio evolvere perché ho deciso così. Poi si scopre che si evolve al 20 e quindi niente, vabbè. Una gliela do, in caso. E invece si evolve al 16! Allora, la prima volta che lo vedo, Vediamo. Speriamo bene, Speriamo bene. Mi piace! Mi piace! Mi piace tanto! Drizzile! Oh! Allora, è ancora più emo con il ciuffo davanti. La combinazione azzurro-verde mi piace da morire. È bellissimo! Well done! Speriamo anche l'ultima evoluzione sarà carina. Bellissimo Drizzile! È quasi più bello di Sobble, oserei dire. No, ragazzi, a me piace più di Sobble. Acqua certola, è intelligente ma svogliato. Ma non sapevo che il Pokémon avesse la mia stessa essenza. Dissemina di trappola il suo territorio per tenere alla larga i nemici. Come faccio io? Sì, li odio tutti. È proprio vero che il mio rivale non perdona. Hai detto bene, adesso fila. Guarda, per esprimerti tutta la mia ammirazione ti regalo la mia card della Lega. No, non la voglio. La sfida delle palestre, sì, anche se in realtà la prima sfida vera e propria si terrà in una città lontana da qui. Comunque sconfiggerò i capi palestra uno dopo l'altro e arriverò dritto in finale. Travolgerò tutti, vedrai. Io, Hop di Furlongham, sarò il primo campione di Galar, sì, certo, bravo. E ragazzi, per questo episodio direi che ci possiamo fermare qui anche perché abbiamo fatto diverse cose. Nel prossimo episodio, se tutto va bene, faremo una cattura ufficiale e forse anche la prima palestra. Io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Bye bye.